Ciao a tutti, eccoci qui a dare i numeri per il Como. Il Nino Pensiero, abbiamo titolato anche per ricordare il caro compianto Nino Balducci, bellissimo lo striscione di ieri esposto nei distinti di 86 metri. Sì, sì, come gli anni di Nino. E c'era anche la figlia Federica, hai detto, in tribuna, sì, un po' a rendergli omaggio. Sì, è venuta a salutarci, insomma, era un luogo a lui molto familiare, no? La tribuna stampa dello stadio era un po' il suo habitat naturale. Della domenica, perché della poi domenica, lui certo. Di lavoro faceva altro, eh? E noi abbiamo titolato il Nino Pensiero anche perché la nostra è una domanda ma anche una risposta. Cosa avrebbe detto Nino Balducci di queste 4 sconfitte consecutive? Siamo sicuri che non sarebbe stato tenero con la squadra, per dei risultati che iniziano ad essere davvero deficitari. Il rischio, salvezza a parte, è quello di rovinare quanto di buono fatto fin qui in stagione, perché sicuramente il voto complessivo all'annata sta cambiando in peggio e così anche le valutazioni sui singoli giocatori. La domanda è una adesso: quanti dei prestiti in questo momento sarebbero riconfermati? Dopo lo vedremo e potremo fare un giochino. Intanto c'è un dato clamoroso, perché era dal marzo 2012, 10 anni fa esatti, che il Como non perdeva 4 gare di fila. Nemmeno nella disgraziata stagione 2015-2016 in Serie B il Como aveva perso 4 partite di fila. Questo fa capire anche un po' questo malumore, queste due fazioni che ci sono nei tifosi, tra chi dice dai, ci siamo salvati, chi se ne frega, chi dice oh, però 4 sconfitte per il Como sono sempre tante. Certo. Con il rischio anche nelle ultime due di peggiorare la cosa, perché si andrà a Reggio Calabria e l'ultima avremo la Cremonese che cercherà di andare in Serie A. Esatto. Quindi adesso oggi ricordiamo anche che è il giorno del gioco legato a Birra Trovo. Con Birra Trovo si possono vincere consumazioni indovinando il personaggio misterioso che poi sveleremo. Dai, un attimo di pausa proprio con il nostro partner Birra Trovo, arriviamo subito. Eccoci Luca, Como Vicenza, facciamo delle valutazioni in breve, dai, sì. Almeno un voto alla prestazione di questo Como. Che secondo me non è stata del tutto negativa, quindi un buon primo tempo sicuramente. Io dico 5,5 perché poi nella ripresa c'è stato veramente poco. Io dico 5, sono d'accordo con te che poi anche in possesso palla, in occasioni avute, poi il match è stato bene o male alla pari, però il Como non ha mai dato la sensazione di giocare per un qualcosa, anche molte azioni estemporanee, un po' folate dei singoli, e questo trend un po' apatico continua. Luca, chi salviamo del Como? A me è piaciuto molto molto Blanco, e forse ha ragione Gattuso quando dice che lui non è da 3-5-2 o da 3-4-1-2, è da proprio da 4-4-2, l'esterno giusto per il 4-4-2, e ieri l'ha dimostrato. Ha preso la traversa, un tiro fuori di poco, sempre molto propositivo. A me è piaciuto veramente tanto ieri Blanco. E qualche tifoso inizia a dire, è uno dei pochi giocatori, non dei pochi, ma che è nostro, sotto contratto per 2 anni e mezzo, a sto punto valorizziamolo anche un po' più spesso. No? Credo che sia il momento di tornare al 4-4-2 a tutti i difensori centrali, Jack, quindi può assolutamente riproporre questo schema e riproporre ancora Blanco. Ok, io dico Parigini un po' nel grigiore, secondo me si è salvato un giocatore che perlomeno fa vedere che a livello di passo, a livello di tecnica ha qualcosa in più di tutti gli altri, e da quando abbiamo perso Chaya Parigini è l'unico che ogni tanto veramente ci mette un qualcosa in più. Poi è vera anche la critica che purtroppo pesano i pochissimi gol e pochissimi assist che questo giocatore potrebbe sfornare in quantità un po' maggiore. Mi è piaciuto anche Ciciretti come entrato. Sì. Diciamo che sì. Si sta salvando in questo finale di stagione. Assolutamente sì, a me piace molto. Sì. E invece chi potrebbe dare molto di più?
Potrebbe dare, lui cercare di sfruttare le occasioni che gli vengono date. Gabrielloni purtroppo secondo me non l'ha sfruttata bene, ha avuto anche quella palla, vabbè, gli è rimbalzata sulla coscia, però era veramente a un metro dalla linea e l'ha sbagliata. Sì. No, Gabrielloni non mi è piaciuto ieri. È vero. Peccato, eh. A discolpa di quel clamoroso errore, secondo me non è un clamoroso errore perché lui la palla non se l'aspettava sulla traversa, certo, e quindi certo. Era corso verso la porta. E poi purtroppo è stata anche una carambola veramente sfortunatissima, perché 9 volte su 10 quella palla lì finisce in porta. Non è tanto quello, è proprio che l'ho visto un po' avulso dal gioco purtroppo ieri. Io ero in dubbio tra Vignali e Ioannou. Ioannou perché secondo me dopo la crescita a metà stagione anche esponenziale in alcune partite è tornato un po' al suo grigiore. Però ieri per l'ennesima volta Vignali ha giocato sotto le sue possibilità e ormai nel girone di ritorno veramente non si contano sulle dita le prestazioni positive di questo difensore che si è un po' perso via. È clamoroso il secondo gol, anche il suo contributo, poi è vero sarà stato anche spinto, ma allora se sei stato spinto prima di tutto magari ti butti giù, seconda cosa magari protesti, fai vedere che c'è qualcosa che non va. Invece non lo so, tutto un po' così, un po' non lo so. C'è qualcosa che non vediamo un attimino gli spunti e deliri social, Luca. Abbiamo saltato un po' anche volontariamente il voto all'allenatore perché Jack non era in panchina ed è inutile probabilmente dare un voto a Guidetti, ma si sa qualcosa in più su questo malessere di Jack? No, non molto, se non che non sta molto bene, aveva della febbre, mal di testa, ha preferito non esserci. Ma secondo te questo trend negativo del Como potrebbe condizionare anche una riconferma di Jack? Ma io non so se questo si è fatto anche un nome, di quello di Pippo Inzaghi adesso, sì, probabilmente sono voci, sapevamo anche di una voce di Walter Zenga qualche mese fa, si sa che il Como probabilmente sta facendo delle valutazioni. Non so quanto queste partite potranno incidere, perché io sono anche convinto che queste 4 partite non tutto sia da buttare e c'è stato anche un po' di... sicuramente l'appagamento c'è, però di 4 partite quella realmente giocata male è quella con Cittadella in casa. Che potevamo anche pareggiare. Che si poteva anche pareggiare, e perché a Pisa io ho visto un buon Como, a Parma ho visto un ottimo Como e quindi... Sì. Quindi? Sì, io sono meno d'accordo sulla prestazione di Parma. Poi è brutto, ovvio che poi uno guarda il tifoso, le analisi si fanno sui dati e non tanto sulle prestazioni, ma chi deve decidere secondo me deve anche guardare le prestazioni. Io dico solo una cosa, io Jack lo riconfermerei, perché quest'anno ha fatto vedere comunque delle ottime cose. Dico solo che l'importante è che si sia decisi e fermi su di lui, cioè, perché se poi dobbiamo iniziare la stagione e parlare di Jack che la conferma era arrivata un po' per il rotto della cuffia, allora... Però ho una sensazione un po' che questa società poi ambiziosa guarderà meno in faccia un po' il personaggio Jack, ma valuterà poi per effettivamente quello che vorrà fare. Vediamo, manca poco. E a te invece Andrea volevo chiedere se questo finale appunto sta cambiando le valutazioni della società sui singoli giocatori, soprattutto quelli in prestito. L'abbiamo detto all'inizio, questo è il grosso rischio, perché se ci fosse un grafico di borsa, il listino di quasi tutti i giocatori è in picchiata verso il basso, e questo è un po' preoccupante, perché si rischia adesso di fare delle valutazioni meno serene. Io fino a qualche mese fa ero convintissimo che Vignali, Ioannou, Parigini, probabilmente veramente ad occhi chiusi la società avrebbe cercato di riconfermarli. In questo momento, al di là di Alberto Cerri, che se ci fosse un minimo pertugio per poterlo confermare e portare a Como, su tutti gli altri veramente si rischia di non fare più delle valutazioni troppo positive. Però dobbiamo anche dire una cosa, noi parliamo dei prestiti, però sappiamo bene quanto i prestiti non siano così facile confermarli. Non è un accordo tra la società, certo, e il giocatore. Però questo problema è soprattutto rivolto a Cerri,
e probabilmente a Parigini, perché poi penso che sugli altri giocatori un discorso si potrebbe fare. La Gumina, sono convinto che il Como farà altre valutazioni, perché sceglierà probabilmente un attaccante un po' più tecnico, secondo me è quello che manca al Como quest'anno, ed è mancato al Como proprio un attaccante un po' più tecnico, incapace di nell'uno contro uno di creare un po' di superiorità. E, ricordiamoci che poi avremo sempre un Chaya che probabilmente a settembre tornerà a piena disposizione. E, Luca, un'altra cosa che invece in settimana abbiamo pubblicato questo dato sull'affluenza negli stadi in Serie B, e c'è stata anche parecchia discussione sui tifosi. Tu cosa ne pensi su questo dato a Como, che poi secondo me non è clamorosamente verso il basso, ma siamo una delle ultime piazze. È vero, però anche lì, come si parlavamo dei giocatori, anche che qua i numeri vanno anche un attimo analizzati. Abbiamo pubblicato una classifica sui dati numerici nudi e crudi. Certo. Però se Como ha una media di 2600 spettatori e per più di metà campionato la capienza massima è stata il 2500, poi passata poco più in alto a 2750, 3000, insomma quei numeri lì, insomma non è neanche così male. Sì, lascia un po' il tempo che trova. E ci sono delle partite in cui probabilmente anche col Monza, che c'è stato, come dire, tutto esaurito, probabilmente sarebbero state di più, no? Le persone interessate a vedere la partita. Col Parma ci sono stati tanti spettatori, poi certo ci sono tante valutazioni, la gente adesso sceglie anche l'evento a cui partecipare, certo. C'è tanta scelta qua intorno a noi. Ecco, diciamo che questo momento della stagione sicuramente non alzerà la media, e non ha contribuito ad alzare la media, perché sinceramente anche uno stadio come il Sinigaglia, rischiare a lunedì sera alle 18 di pigliare l'acqua per una partita che può avere il senso che ha, logicamente molti tifosi fanno le loro valutazioni, certo. E non li biasimo. Come abbiamo visto anche in questa classifica, ci sono stadi molto più capienti, molto più accoglienti del Sinigaglia, che non è che hanno avuto queste capienze così clamorose. Certo. No? Monza è in corsa per la Serie A, a quanti? 4.000? Beh, pensavo un po' meno, ecco. Sì. Pensavo un po' meno. Tanti, Frosinone, insomma, ci sono tanti dati da analizzare, insomma. Bene, passiamo adesso al nostro gioco con legato a Birra Trovo. Siamo pronti a vedere il personaggio misterioso della settimana. Eccolo, il filone è sempre quello di esultanze, di giocatori caratteristici. Dopo Allegretti, Borghese e Fietta, e martedì 27 pubblicheremo i due vincitori sulle nostre pagine social, è il turno di un altro calciatore che ha vestito la maglia azzurra. Per rispondere dovete mettere una reaction al post o un commento se siete su Instagram o YouTube. Il filone della settimana è quello colored, quindi l'abbraccio per Makinwa, la risata per la pantera De Souza, il wow per Fuacuputu e il pianto per Santa Croce. Tutto chiaro? Dai, forza, partecipate numerosi e potete vincere due consumazioni al Birra Trovo di Como. Bene Luca, vediamo un attimino l'ultima partita. Le ultime due. Con sabato 30 alle 16:15 Regina Como. E poi per tutti alle 20:30 il 6 maggio, l'ultima partita di campionato, il Como affronterà in casa contro la Cremonese, e potrebbe essere una partita che potrebbe regalare la promozione in Serie A ai grigiorossi, alla squadra di Pecchia. Ecco, mentre Regina Como sicuramente anche per la Lega è una partita inutile, tanto che si giocheranno tutto il turno alle 14 e solo Regina Como è stata messa alle 16:15, perché probabilmente ha un valore che non rompe le scatole poi, neanche alle altre formazioni. Esatto, e poi per differenziare in minima parte anche l'offerta TV. Bene, allora siamo arrivati alla conclusione, seguiteci sempre sui nostri canali e alla prossima, forza Como, dai! Ciao!